Il suo cognome è tunisino e per questo motivo l'agente immobiliare si è rifiutato di mostrarle una casa. La triste storia di discriminazione è capitata ad una ragazza italiana con genitori tunisini che stava cercando un'abitazione a Padova. A denunciare il fatto è stato proprio il sindaco della città Euganea con una lettera dai toni molto amareggiati. La giovane, dipendente dell'Università di Padova con contratto a tempo indeterminato, nata a Reggio Emilia, studia all'Università di Venezia, aveva scritto una mail al sindaco. La ragazza, dopo aver visto l'annuncio immobiliare, pensava di aver trovato una casa di ideale, ma appena la gente ha visto il suo nome l'ha gelata con una frase inqualificabile e discriminatoria. Lei ha un cognome straniero per cui non può far parte della lista delle persone che possono anche solo visitare l'appartamento. Se vuole le faccio vedere un condominio dove ci sono altri stranieri. A nulla sono valse le spiegazioni della ragazza che è italiana a tutti gli effetti. Il sindaco di Padova ha espresso solidarietà alla giovane augurandole di costruire presto una vita felice in città. Queste cose accadevano in Alabama negli anni 50 e non sono degne di una città civile ed inclusiva quale è Padova, con un'università che da otto secoli è simbolo di libertà e accoglienza, ha commentato Giordani. Quanto accaduto va chiamato con il proprio nome razzismo, chiude il sindaco, augurandosi che anche i rappresentanti delle agenzie mobiliari della città condannino questo atto discriminatorio.